Allora, ci siamo, buongiorno, buongiorno, siamo collegati nuovamente con voi nella casa del Grifone. E intanto, come sempre, io ringrazio Federico Ceccarini, l'artiglio del Grifo, che ci dà modo tutte le settimane di poter parlare del nostro amore calcistico, il Perugia Calcio. Vedete già collegato un amico, un tifoso, Nanik Singtai. Ciao Nanik! Salve a tutti, salve E come è successo spesso quest'anno, è con me qui stasera Simone Mazzoli. Ciao Simone, buonasera. Ciao Giordano, ciao a tutti quanti. Io come sempre dicevo ringrazio Federico che ci dà Salve modo Simone. anche oggi di poter parlare del Perugia. Siamo in attesa di essere collegati anche con Gianluca Drus. Molti di voi lo conosceranno perché tuttora, solo che c'è un problema piccolo in quanto vecchia guardia non va in edicole, quindi quando ricomincerà una bellissima rubrica da tanto tempo proprio sul giornale, sulla fanzine Vecchia Guardia. Ecco, dicevo, attendiamo di essere collegati con Gianluca Drusian, vedremo se ce la faremo. C'è stato un piccolo problema e quindi se ci riusciremo bene questa settimana, se no speriamo di averlo comunque nella settimana successiva. Allora, io direi di cominciare, Simone. Perugia che è tornata alla vittoria anche domenica, terza vittoria di fila, vittoria direi praticamente mai in discussione, una buona partita, una bella partita per quanto concerne poi comunque il calcio di Serie C, però dicevo una partita mai in discussione, un Perugia volitivo che voleva la partita e ha fatto sulla partita. Sì, credo una partita dove il risultato non è mai stato in discussione. Credo che anche dal punto di vista della prestazione ci sia stata bene. Ora non voglio dire che sia stato uno dei migliori Perugia della stagione, ma a me personalmente la squadra è piaciuta tanto, come ha approcciato la partita, come ha provato a manovrare soprattutto la propria, diciamo, fase offensiva. A luce anche dell'assenza di Melchiorre, che come tutti sappiamo, insomma, non è uno di quei giocatori che si sostituisce facilmente, soprattutto in Serie C. Fortunatamente c'è questo Ministro che ci sta facendo impazzire di gioia e ne siamo tutti contenti. Ora, gol a parte, credo che sia veramente quel giocatore che magari anche inatteso, però sta facendo veramente, veramente, veramente bene. Ragazzo che si è conquistato lo spazio partendo magari dalle retrovie, non essendo neanche tanto reclamizzato il suo arrivo in estate. E invece si vede che questo ragazzo ha lavorato molto 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 bene e adesso Caserta credo che gli abbia trovato proprio la posizione corretta in campo, dietro uno o due attaccanti con licenza di inserirsi. A proposito di assenze, spicca oggi, fa praticamente rumore l'assenza per motivi disciplinari di Capitan Rossi. Simone. Non sappiamo, stiamo cercando di Eh informarci, sì, speriamo di dirvi per le motivazioni durante il nostro collegamento, ma ci stiamo provando, stanno cercando di informarsi chi è vicino a noi, ma ad ora non abbiamo certezze, solo e esclusivamente le parole di Comotto. Chi ha detto proprio che Rossi non è stato convocato per motivi disciplinari. Ma guarda, Giordano, se non erro è già la seconda volta che succede in questa stagione, ovviamente non con Rossi, era successo con Fazerano. Io ovviamente non conoscendo assolutamente le motivazioni, se non altro, ecco, dispiaciuto perché in questo momento dovremmo pensare a tutt'altro piuttosto che a queste situazioni. Esatto. Che la ragione o il torto poi sia da l'una parte giocatore o dall'altra società. Su questo ovviamente io perlomeno non ho informazioni dirette, non ho una posizione ben precisa. L'unica cosa che dico è che in questo momento specifico servirebbe fare dell'altro. Mi fa Seconda pensare solo volta che una ci cosa, succede in come ti questa dicevo, stagione, ovviamente quest'anno non con Rossi, era successo era già successo con Fazerano. con Falzerano e quella volta non è che era dovuto intervenire il direttore generale in conferenza stampa per dire che questo giocatore, no, era finito fuori rosa per motivi disciplinari. Questa volta Comotto addirittura ha fatto una sorta di prolusione, ovvero un'introduzione alla conferenza stampa di Caserta e si è sentito, diciamo, nell'obbligo di dover dare lui questa notizia.
questa cosa mi fa pensare che sia propedeutica ad una partenza, penso io. Ho sentito addirittura parlare di ne parleremo in sedi opportune. Ora io le sedi opportune non so quali possano essere, però, speriamo bene. Ripeto, questo è il momento dove dobbiamo pensare soltanto al campo, quindi l'unica priorità è la partita di Fano, stop. Sì, sicuramente quella è la priorità assoluta. Intanto salutiamo Silvi, Gianluca Casagrande e tutti quelli che ci stanno seguendo. Nanik, hai sentito di cosa abbiamo parlato finora? Una partita l'hai vista domenica, anche se solo in TV, tu che da tanto tempo segui il Grifo, fino che hai potuto, nel senso finché tutti potevamo, lo seguivi in casa e spesso in trasferta, no? È sparito Nanik, si è bloccato. Sì, la seguo, l'ho seguita sulla piattaforma di Eleven. Ci sparisce ogni tanto il segnale con Nanik, non so se... Ci sono? Cerchiamo... No, non ce l'abbiamo. No, prova... Niente, devi provare a fare un refresh. No, non ti sentiamo. Prova a fare un refresh, perché non gliela facciamo. Continuo con Simone, Nanik. Quando ti vedo... Di nuovo, perché sei bloccato adesso, quindi se mi senti prova a fare un refresh del tuo PC. Simone, dicevo, torniamo alla partita di domenica scorsa. La partita di domenica scorsa parlavi di Minesso. Minesso, il Perugia sembra tuttora alla ricerca di una punta, ma se Minesso è questo, ci viene da domandarci, ma serve una punta o magari è bene che il Perugia... punti diritto su un altro giocatore, visto che poi alla fine forse, speriamo, forse il Perugia l'ha trovata la punta in casa. Ah, Giordano, correttissima l'osservazione che proponi, ma ti dico il mio pensiero. Intanto, ripeto, priorità Fano a parte, da lunedì entriamo nell'ultima settimana di mercato e Caserta l'ha detto anche nella presentazione, nella conferenza oggi che presentava la trasferta di Fano. Ha parlato di quanto sarà difficile quella settimana, soprattutto per un allenatore che si deve trovare a gestire tanti giocatori che con un orecchio stanno al campo e con l'altro al cellulare in attesa magari di una chiamata dal proprio procuratore. Al netto di questo, credo che in questo momento Perugia abbia trovato un buonissimo assetto con un giocatore che riesce a giostrare bene tra le due linee, cioè tra il centrocampo, le mezzale ovviamente e l'attacco. Lì Minesso secondo me sta facendo veramente bene. Io, guarda, potessi esprimere un desiderio, io un altro attaccante lo prenderei, ma soltanto in caso di partenza di Bianchimano, perché con l'arrivo di Vano il giocatore strutturato fisicamente ce lo abbiamo, che si può alternare benissimo con Murano. In mancanza di Melchiorre in questo momento, potessimo avere un giocatore con caratteristiche un pochino diverse, un pochino magari più tecnico, un pochino più d'area di rigore, un pochino più cecchino sotto certi punti di vista, tra virgolette, credo che il nostro attacco ne gioverebbe. Però, ripeto, in questo momento potrebbe essere anche un surplus, perché poi alla fine se rientra bene Bianchimano, se Melchiorri, come ho letto, forse recupererà un pelino prima rispetto a quello che erano le aspettative, e alla fine potremmo stare anche qui, e magari concentrarsi in altri reparti dove potremmo trovare quel giocatore o due che potrebbero elevare ancora di più il valore di tutta la rosa. Certo è che al momento se entra qualcuno, necessariamente deve uscire qualcun altro, quindi i giochi stanno praticamente a zero. Come sempre si deciderà tutta l'ultima settimana, anzi, si deciderà probabilmente tutti gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato. Proviamo a ricollegarci con Nanik. Nanik, adesso Mi vedete ora? proviamo di nuovo. Sì. Adesso ti vediamo e ti sentiamo anche correttamente. Perfetto. Continua il tuo discorso, ritorniamo Allora, allora un passo indietro. Hai visto la partita sono di d'accordo domenica? con Simone. Sì, l'ho vista domenica, fortunatamente non si interrompeva. E ho visto un po' Perugia, tu lo sai che io non sono per gli schemi, moduli, queste cose, io guardo la voglia. I giocatori che hanno messo in campo tutto quello che volevano. E in pratica, sì, il Perugia lo vedo molto bene. Spero in un margine di miglioramento, perché qualcosina, come ha detto Simone, ci vorrebbe. Ah, nel complesso Nel complesso, sono ciao. soddisfatto.
mi dispiace che molti parlano male, no, male del Pelosa. Vorrebbero il Real Madrid, il Barcellona, ma lo sapete che la Serie C è questa. E anche se i giocatori hanno giocato in Serie C. Mi dispiace che molti parlano. Certo. Sì, no, no. Ascoltami, dicevo... vai pure. Oggi c'è qualche problema di collegamento, dicevo... quindi delle volte ci perdiamo. Certe considerazioni di alcune persone che parlano sempre del Perugia in modo un po' strano, specialmente anche della situazione adesso di Rossi, che non ne vogliamo parlare, che ci deve pensare la società. Noi ne abbiamo pensato di fare Perugia e basta. Io faccio il tifoso, faccio un opinionista. Proprio da tifoso, oggi, da oggi noi cominceremo a settimanalmente, chi vorrà intervenire proprio come tifoso e dire la sua, vorremmo che ci contattassero, a me o a Federico, e quindi settimanalmente faremo intervenire qualche tifoso proprio della curva o di qualsiasi settore dello stadio. Tu da tifoso, quanto ti manca lo stadio? Quanto ti manca il vivere? Tu che da tanti anni, Giordano, ci siamo praticamente conosciuti allo stadio, da piccolini. Sì, tu da me, e da te. Te ricordi? Sì. Beh, chiaro. No, quanto ti manca lo stadio? Tifoso, te che eri un frequentatore. Come te. Io ci metterei la tenda sotto la curva nord. C'è andata. Cioè, perché ricordiamo che Nanik è proprio... Ricordiamo che tu, Nanik, sei proprio uno dei fondatori del gruppo PFS, Ponte Felcino Scovols. Infatti lì dietro vediamo tutte le sciarpe tue dei vari anni. Fondatori. Non ti sentiamo. Fondatori, Nanik, perché Gianluca è stato il primo insieme a creare questo gruppo. Siamo... C'è un problema. Mi sentite? Forse. No, io sì, il problema è, secondo me, di segnale. Prova adesso di nuovo. Dicevi ho detto sei stato uno dei fondatori, logicamente, insieme a Gianluca e a tanti altri ragazzi. Gianluca, Michele e altri ragazzi di Ponte Felcino. Era nato nell'83, che... poi si è. Sì. È un gruppo che da tanti anni segue i grifoni in casa e fuori, no? Noi siamo un gruppo strano. Siamo amici di tutti, non cerchiamo di non polemizzare con nessuno. Facciamo quello che ci sentiamo di fare e portiamo il grifo come tutti. Le polemiche noi le lasciamo da parte, non ci interessa. Intanto Silvia Silvi ci dice: cioè, manca tanto lo stadio, pure le trasferte, quella di domani sarebbe stata carina, oggettivamente sì, anche perché fanno spesso e volentieri, è stata una bella trasferta e soprattutto ci ha portato negli anni spesso anche fortuna, quindi ha proprio ragione Silvia. Simo, torniamo al calcio giocato, torniamo a domenica scorsa e poi torneremo da Nanik. Domenica scorsa un Perugia che ha cambiato di nuovo modulo, non ne parliamo con Nani, che non ne vuol parlare, ne parlo con te, è tornato ad un ad un albero di Natale, no, praticamente, anche se in ritardo. Un 4-3-2-1. Sì, è tornato con due... Sì, giusto. Sì, per motivi legati all'assenza di Micro di cui parlavamo prima, non potendo schierare due punte Caserta, si è comunque... confermato, attestato su questo ritorno ormai definitivo, mi sembra di poter dire, alla difesa 4, e questa volta ha lasciato due giocatori di movimento, di grosso movimento, dietro un ti posso interrompere una buonissima partita. Come no, certo. Ti posso interrompere, sì, certo. Perché siamo riusciti a collegarci con Gianluca Drusia. Ciao Gianluca, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, non so se mi sentite. Assolutamente sì. Ciao Gianluca. Molto bene, vedi? Non te vedi, vediamo, Nanik. Non te vedo. Ah, ecco, vedi Nanik, che lui, a differenza tua,
Tu hai la felpa, invece Gianluca ha praticamente la vostra mascherina, la mascherina di PFS. Sì, 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 la tengo per precauzione anche dentro casa, non si sa mai, c'è la moglie che gira, capito? Allora, torniamo, Simo, tornerò poi da te, aspettavamo Gianluca. Sono felice che sia Gianluca collegato oggi, perché Gianluca, oltre a essere un tifosissimo del Perugia, uno dei fondatori, se non il fondatore, del gruppo PFS, è soprattutto, lo dicevo all'inizio quando non era collegato, ha tuttora una bellissima rubrica, purtroppo interrotta a causa dell'interruzione della pubblicazione nelle edicole di Vecchia Guardia, ma aveva una bellissima rubrica, dicevo, su Vecchia Guardia da tanti anni. Gianluca, vuoi raccontare agli altri, magari ai pochi che non sanno, di che cosa si trattava questa rubrica che avevi su Vecchia Guardia? Intanto, guarda, ciao, grazie dell'invito, grazie a te, grazie a Federico che ci ospita, no? Anche a me, a Nanic, i due reduci di Pontefercino. No, le rubriche, Giordano, qui parliamo di secoli, no? Quindi il secolo scorso avevamo delle iniziative che facevamo sul giornalino. Sinceramente, forse sono stato il primo che ha cominciato a scrivere su qui da noi, criticando chi faceva la critica, ok? E davo io delle pagelle a quelli che scrivevano sui giornali, tanto è vero che molto spesso uno dei fratelli Giulietti venivano, no, contattati separatamente, e gli dicevano: oh, ma questo come si permette? Oh, ma quello qua la sua preso. E vabbè, dai, era ironia, no? Visto che sui giornali l'ironia è ammessa ancora, no? Credo. Qualcuno l'ha tolta, no? Assolutamente no, ma poi ripeto, era una rubrica molto molto carina. Spero che quando si potrà tornare allo stadio, quindi quando ricominceranno i fratelli Giulietti a produrre Vecchia Guardia, spero che ritornerai a fare quella rubrica, perché oggettivamente chi pigliavi in mezzo, ma era veramente molto carina. Però poi dopo abbiamo fatto, per tanti periodi abbiamo fatto anche una piccola resoconto delle nostre, no, trasferte, facevamo racconti di quello che andavamo, di dove andavamo, di quello che ci succedeva. Erano altri periodi, altri momenti, altra storia. Eravamo più giovani un po' tutti, però. Ancora lo siamo giovani, dai, anche perché siamo giovani dentro, Gianluca. Sì, ascoltami. Dimmi, ascoltami, vai. Hai visto la partita domenica? Sei stato soddisfatto? Dicevamo finora che il Perugia doveva vincere, e sinceramente domenica non ha avuto mai in discussione la partita, nonostante quell'infortunio del portiere che ci aveva portato al pareggio temporaneo, però una partita sempre in pugno dei grifoni, no? Guarda, io ti apro e chiudo una parentesi, però sennò sembra anche di essere maleducato. No, tengo la mascherina, è per pura pubblicità egoistica di noi stessi. Non voglio non farmi vedere in volto, non sono molto igienico, e sono anche brutto abbastanza. Io di vista però, lo conosco, non è così. no, vabbè. Però, no, la partita, guarda, io, e così mi tiri subito un assist, non la vedo, ma non per principio, anche per principio, perché a me non piace vederla in televisione, ma piuttosto vederla dal vivo al limite sentirla per radio. Per tradizione mia madre mi insegnò a ascoltare le partite in radio, quindi preferisco sempre la radio. Quindi dai racconti della radio, dai racconti del ragazzo che fa le radiocronache, ti posso dire Andrea Franceschini, la mia impressione, e cioè l'impressione di una squadra che almeno domenica scorsa, ma da qualche tempo a questa parte, è iniziata a essere squadra, cioè a giocare da squadra, a comportarsi da squadra. Uno spirito di gruppo penso che ci sia e traspare, tranne oggi ho sentito una piccola subito, appena c'è qualcosa di positivo cade subito una negativa, però va bene, speriamo che anche questa si possa superare. Quindi io penso che sia una squadra che giochi e si comporti da squadra. Ci sono degli errori, chi è che non fa errori in campo? Lo può fare il portiere, lo può fare l'attaccante, lo può fare il centrocampista, però l'importante è che la squadra reagisce, e quando reagisce gioca, fa uno, due, tre gol, e quello che deve fare, insomma, quello che ci auguriamo che faccia. Ma io non avevo dubiti dall'inizio, perché ti dico, una squadra che ha almeno 7-8 undicesimi di giocatori che ha fatto la Serie B
non poteva non essere tra le prime posizioni di classifica. Significava e bastava iniziare a giocare, iniziare a prendere coscienza della categoria, a stare insieme, a conoscere l'allenatore. Io avrei, ho sempre detto, nel quello che abbiamo detto con Nanik sul nostro piccolo canale, così faccio anche il nostro piccolo canale, di noi soli tifosi del paese, che la squadra andava, bisognava lasciarla stare senza creare ulteriori problemi rispetto a quelli che già aveva inizialmente, enormi problemi degli anni scorsi. Quindi questa era la mia impressione. Poi in più abbiamo adesso il problema di Melchiorri che sta fuori, speriamo che rientri al più presto, ma per me la squadra è più che competitiva. Cioè, Gianluca, Nanik non ha voluto commentare proprio l'esclusione oggi che sta facendo rumore a Perugia di Rossi. Non sappiamo, stiamo cercando di informarci su cosa sia successo, ma vuoi dire qualcosa? Qualcosa hai già detto. Vuoi dire qualcosa tu? Sì, come la vedi? Io dico che noi, almeno io, per come sono abituato a vivere la partita non frequentando altri luoghi. Una volta frequentavamo il Greppo, Giordano. Il Greppo adesso non ce lo fanno più calcare. Purtroppo sono anni che ce lo fanno più. Non è solo adesso che c'è il Covid. E questa secondo me è una cosa sbagliata. Quindi io perché ti dico questo? Perché io ce l'ho dai tempi con quelli che parlano su Perugia, del Perugia sparlando. E quindi anche adesso a me quello che succede non interessa, nel senso che io vedo domani la partita, vedo chi gioca, 16 giocatori, perché se avete visto Caserta fa giocare 16 giocatori ogni volta, perché il secondo tempo ne entrano sempre 5, basta che ne fa entrare 6 come quello della Roma, ma per il resto cioè, va bene così. Quindi io guardo domani chi gioca e io commento quelli che giocano e come giocano. Se giocano bene io dico bravo, hai fatto bene. Se gli dico se la sbagliano, perché sbagliano, gli dico se è stato un somaro. Per me quello di domani, il numero 2, se si chiama Rossi o si chiama altro, per me avrà sbagliato e gli dirò che la prossima partita deve giocare meglio. Quindi questa è una cosa che se la vede la società e se la dovrà vedere la società. Fine. Se c'è una società. Bene. Allora, intanto noi salutiamo tutta la famiglia Sintai, perché c'è Indira, c'è Amarit, sono tutti collegati con noi e vi salutano. Poi salutiamo anche, dove sto cercando le altre, Stefano dice continua a notare forte, Fabrizio Poselli, grande Nani. Comunque Nani che sta riscuotendo tantissimi consensi da tutti quanti. Nani, ci senti? C'è sparito Nani l'altra volta. È rimasto. No, mi sembra un balsamo. Nanik, mi senti? Non ci senti? No, non ci risponde, Nanik. Allora, forse non ci sente. Simone, torniamo al discorso che stavamo, quindi torniamo molto indietro. Ci sei? Ci senti, Nanik? No, ci sono dei problemi nel collegamento. Dicevo che sei... Oggi sei il più ricercato, il più gettonato dagli amici che ci stanno vedendo. Ti salutano tutti, c'è tutta la famiglia Sintai collegato. Amarit, dicevo, tutti quanti. Indira. Sì. Li vuoi salutare anche tu e vuoi dire qualcosa su quello che diceva il capo? No, il capo no, ma comunque il fondatore del tuo gruppo, di Gianluca? Non ci sento. Sì, sì. Sì, dici. No, la mia mamma. Che hai detto la tua mamma? Ho sentito l'eco, qualcosa ho capito. Ecco, allora dici quello che hai capito. E niente, di Gianluca è di qui che sta salutando. Allora salutiamo la mamma. Buonasera. Buonasera. C'era, eccola mia mamma. Ciao Stella. Ciao. E niente. Dici, Nanik, allora. Io sento sto maledetto eco, non riesco a capire niente. Tu parla e vai da solo, dici quello che ci vuoi dire. Ma che numero c'ha eco? Che numero c'ha? Con chi gioca? Tutti, grazie.
No, dicevo quello che ha detto Gianluca, e la squadra a ne so con chi gioca, ecco Gianluca. C'ho il telefono che non vale niente. Cosa fa? Bisogna tifare il grifo, sostenerlo. Basta. Io non sono tecnico, sono solo un tifoso, lo seguo e io voglio bene. Questo è Dopo, importante. ecco, è storia. Nani, mi sa che Cosa ti devi fai? Infatti, spostare da sono lì perché non riusciamo a bambino. sentirti, perlomeno io non riesco a sentirti, quindi Fate parlare non da so. Gianluca, che è meglio. No, Va no, no, bene. parla tu, parla tu. È perché tu stai dall'altra parte del ponte, da quell'altra Ok. parte, Tantissimo, sì, sei per noi l'abituale troppo noi. lontano. Mettete in terrazza, almeno sei sicuro che lì prende bene. Ci sei andato? Allora, Simo, tanto che Nasi si sposta, ritorniamo a te. Adesso vediamo quando si ricollega lui. Dicevamo, intanto è più carino, no, oggi il collegamento, così. No, Simone? Invece che Sì, parlare sempre solo fantastico. Sì, di... Invece che parlare dei assolutamente sì. soliti... No, di moduli, di Che poi siamo tutti No, tifosi, eh. Siamo tutti tifosi no, ecco. ovviamente. Però è bello così, sì, perché poi alla fine, ma ce lo siamo detti anche in trasmissione, no, Giordano? Il grande assente quest'anno non è tanto il gioco, la categoria, è proprio il pubblico. È proprio il pubblico. È il grande assente dall'anno scorso nel calcio di tutte le categorie. A maggior ragione anche a Perugia, dove sicuramente in questa categoria avremmo fatto come sempre con la nostra presenza la differenza. Però dai, calcio senza pubblico non è calcio, ce ne rendiamo tutti conto. Della Champions League penso alla seconda categoria. E quindi bene anche qua che si prova a parlare un po' di calcio come fanno quelli che fanno finta, diciamo così, di essere bravi, eruditi, al di dentro delle cose. Ma poi è bello anche parlare delle cose belle che rendono il calcio lo sport più bello al mondo, ovvero la passione e le cose che ti fanno stare unito, oltre all'amicizia, il senso dell'appartenenza, i colori, la maglia, Capito. tutte le cose che sappiamo noi che siamo un po' malati di Perugia. Gianluca, ne abbiamo Sì. parlato prima anche con Nanik. Simone ci ripropone questa cosa. Quanto ti manca anche a te lo stadio? Noi che siamo praticamente nati dentro a quello stadio e su quei gradoni, quanto ti manca? Lo stare con gli amici allo stadio, ma lo stare anche soprattutto con gli amici allo stadio. Guarda, lei è la dimostrazione adesso. Io ti dico, stanotte non sono stato bene fisicamente, quindi potrei stare tranquillamente a letto adesso e dormire. No, c'era questo impegno nei confronti vostri, nei confronti del Perugia, e sono qui e parlo con voi, quindi per me è come per altri, no? Certo. Seguire, stare vicino al Perugia cioè, è ormai una passione, ci siamo cresciuti. Io ero piccolo e mia madre mi portava a vedere la partita al Santa Giuliana, cioè, questa è storia, è la mia storia, voglio dire. Ai tempi in cui tiravano le scarpe in campo, c'era la canzoncina dei Currinappi, scarpa Vitulano, la Serie A non è molto lontana, quindi cioè, punto. Quindi. Per me andare a vedere la partita, soprattutto la domenica pomeriggio, non il venerdì, il sabato, il lunedì, il martedì, il mercoledì, ma la partita la domenica pomeriggio, era come andata messa la mattina, cioè, uguale, la stessa cosa. Quindi manca, manca. Io vado a vedere anche per dire Pontefecino quando gioca, quindi la prima categoria, la seconda, quindi cioè, sto in mezzo al calcio, sai, faccio l'allenatore, quindi è tutto. Stando e non avendo niente adesso, è come se una parte della giornata è vuota. Allora, intanto io ringrazio proprio Gianluca perché non l'avevamo detto che aveva avuto questo problema fisico, infatti non sapevamo se saremmo riusciti proprio, l'ha detto da solo, quindi ecco, lo Sì, ringrazio proprio per questo motivo perché lui ha avuto un piccolo problema di salute, speriamo piccolo, questa notte, insomma, speriamo. ecco, Grande Giallo. e quindi lo ringraziamo che è con noi e con voi soprattutto oggi. Adesso ti sentiamo, riprovaci Nani. Torna indietro e dici quello che volevi dire prima. Mi sono scordato. No, io no.
Un'enfasi allora va a braccio, così, però... dice quello che vuoi, dice quello che vuoi tu. Abbiamo due, detto, tre, no, molti, quanto va qua? Niente, non lo so. Avete detto ti manca voi, più lo stadio o il Borghetti? Ma che esperti, ti manca più lo stadio, ti manca più lo stadio o il Borghetti? Il Borghetti manca, mancano gli amici, manca la sana chiacchierata. Io che poi la partita 80 minuti su 90 non la vedo, perché sul parterre io non la vedo. sto con gli amici, il bello è quello, mi manca soprattutto quello. È una cosa che dispiace tanto. Speriamo di tornarci il più presto possibile. Intanto voi l'avete mai vista qualcuno, anche se non si può, l'avete mai vista la partita insieme qualcuno di voi? Non si può, però informalmente succede che qualche volta vi ritrovate anche se io la vedevo con un amico mio, ma purtroppo per il Covid siamo dovuti vederla ognuno a fine del primo tempo in videochiamata e ne parliamo della partita. Quindi comunque siete lo stesso in contatto? Sì, la voglia. Bene, ma Gianluca, sì, Gianluca sempre. Con Gianluca ti senti? Anche sì, con sempre. Anche con Gianluca. Parlate di Perugia. E però se no, dicevo, con chi mi scuso? Intanto però, allora, ti sentiamo male, però ti vediamo bene. Allora, potresti ogni tanto tira giù una sciarpa, così magari Gianluca ci spiega com'è, visto che a te non ti sentiamo. Gianluca fa il traduttore, dice, quella sciarpa l'abbiamo fatta in occasione lì, no? Visto che le vedo tutti lì dietro. L'ultima. Tira giù l'ultima sciarpa, dai, così intanto la facciamo vedere. Allora, Simo, domani proiettiamoci già sulla partita di domani. Domani il Perugia gioca a Fano. Sarebbe stata una bellissima trasferta, questo lo chiederemo dopo anche a Gianluca. Sarebbe stata una bellissima trasferta, una trasferta vicina, la più vicina dell'anno insieme a quella d'Arezzo. È una trasferta che di solito ha smosso sempre tanta gente di Perugia e che notoriamente, dicevo, ha portato anche fortuna ai nostri colori. Cosa ti aspetti domani da questa partita? Ma la prima cosa che mi viene in mente è il risultato, senza ombra di dubbio. E per arrivare al risultato, la cosa che mi aspetto è una continuità tecnica sulle prestazioni che abbiamo visto, soprattutto in casa con la Feralpi Salò, ma anche l'approccio che abbiamo avuto a Macerata contro il Matelica. Mi aspetto ancora di vedere crescere qualcuno, perché no? Mi aspetto che Perugia giochi di squadra, che dimostri che finalmente questo è l'assetto giusto, che questo è il gruppo giusto, che ci sia convinzione e che si creda nelle proprie potenzialità. Del resto, il campionato è difficilissimo, nonostante sia terza serie, il campionato è difficilissimo. Per di più stiamo anche addirittura rincorrendo, le altre fanno fatica a fermarsi, e noi dobbiamo centrare un filotto prima che si chiuda il mercato da un lato, ma soprattutto che si Appuntita. riarrivi noi a quel mini tour. Ricorderete il girone d'andata, mini tour de force, che inizierà con la partita in casa con il Modena e poi ci vedrà un pochino con tutte le migliori. Ecco, dovremo arrivare all'inizio di questa parte di stagione con una classifica molto 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 solida. E ecco, lo dicevamo prima, to senza tornarci ovviamente sull'argomento, perché ecco, ancora nessuno probabilmente sa i veri motivi. Non servono distrazioni, bisogna stare concentrati sul campo, perché da qua a marzo in poche settimane si giocano 10-11 partite, mi sembra. Si giocherà soprattutto tantissimo a marzo, si giocano 7-8 partite soltanto a marzo. E quindi adesso servono veramente tutti. Servono tutti, non servono distrazioni né dal mercato né da altre cose che purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto a Perugia capitare fin troppo spesso. Ah, salutiamo intanto Fabrizio Caiello, si aggiunge sempre qualcuno anche oggi.
Massimo Calzoni. Intanto Indira ci dice, Nanik, se mi senti, che dice c'è anche Ferranti, il nipote al quale hai trasmesso tu da Gubbio. Loro sono a Gubbio e gli hai trasmesso tu, Giordano Ferranti, ecco, sì, che gli hai trasmesso tu l'amore per il grifo, nonostante sia eugubino. Grandissimo tifoso del grifo. Sì. Bene, questo ci fa piacere. Facci vedere subito la L'ha sciarpa, che insegnato sciarpa mi hai l'occhio, tirato fuori? ovviamente. Beh, hai fatto bene. Facci vedere l'ultima sciarpa di quest'anno. O non so se di questa stagione o della scorta, l'ultima che avete fatto. Sì, l'abbiamo Pronto. fatta Giordano, così te lo spiego. Grazie anche a Mattia, un altro ragazzo che è dei nostri, è più giovane, ma è dei nostri, anche se non è più giovanissimo. Abbiamo voluto ricordare i 30 anni, perché comunque ufficialmente siamo partiti nel 90. In realtà io sono un po' più vecchio e qualcosa avevo cominciato a mettere fuori in giro per gli stadi un po' prima. Però diciamo che Nemmeno. come le grandi, no? Come i grandi, ufficialmente ci abbiamo dato una data, no? Del 90. E quindi l'abbiamo voluto festeggiare così, 30 anni, anche se stanno... No, è stato tutto chiuso, siamo... però a febbraio siamo riusciti a fare una cena, eh? Siamo riusciti a fare a febbraio stesso. Ascoltami, come sempre il materiale vostro è molto molto bello. Complimenti, perché io questa di quest'anno, logicamente, non avendove visto, non vedendoci allo stadio, non l'avevo vista, ma dicevo complimenti davvero, non è per plagieria, ve lo dico, ma è materiale sempre semplice, un po' retro, ma sempre molto bello. Complimenti. Bella, bella, bella anche quest'anno la sciarpa, sono sincero. Anni Ci 80, facevamo i chilometri anche anni per questo una 80. volta. No, no, ma è veramente bello. Io quando ho cominciato a venire allo stadio c'erano quelli di lanina così lunghe con le frange in fondo, e quindi infatti me le ricordo tanto, gli anni 80, e complimenti, ma ripeto, il materiale vostro è sempre, sempre stato uno di quelli più carini in curva, a parte più rappresentativi, ma veramente tra i più belli come materiale, diciamo, del tifoso. Gianluca, invece, con te ti volevo dire, domani sarebbe stata una bella trasferta, no? E intanto Nadia, vedi, ci fa vedere anche i vostri adesivi. Domani sarebbe stata una bella trasferta, una trasferta che normalmente ha smosso sempre tanta gente di Perugia e tanti anche di Pontefelcino, dei PFS. E quindi Guarda, mancano, oltre che lo stadio, manca anche la trasferta, no? L'andare in giro, lo stare insieme. sì, non mi dia da mangiare il pesce perché costa troppo. Lascialo fare il pesce da loro perché poi ne fa meno. Guarda, c'ho il panino con la porchetta, era meglio, portavo da casa. E il fiasco del vino, allora, se proprio bisogna dirlo. No, sì, la trasferta Esatto, era una esatto. non trasferta. Era una non trasferta, però che ti dico? Giocano, speriamo che fanno la partita, speriamo che si porta a casa 3 punti, perché sono sempre, beh, sì, è normale, 3 punti sono fondamentali, però la squadra adesso gioca, no? Voglio dire, quindi io mi ricordo però in realtà, non tanto, anche una trasferta di Coppa Italia giocata dentro la settimana, dove se noi eravamo una ventina di persone a vedere la partita a Fano, quindi non è che ha mosso sempre grande pubblico. Mi ricordo quella volta che veramente eravamo in cena una ventina di persone. Coppa Italia, non so che anno era, era anche buio di sera, ma mi ricordo manco niente. Finì, mi ricordo, finì che 1-1, mi sembra, finì, però è per dire che cioè, Fano non è una trasferta. Poi loro a considerare che erano amici dei peraltri, Di le quelli laggiù. trasferte. No, dai, per carità, dai, non se ne parla. Come domani, potremmo non pensare di vincere la partita contro gente che si chiama Carne Lutti, aspetta, come si chiamano i giocatori? Boh, dimmene uno tu, dai, tu che sei, voi che siete esperti, ditemi un giocatore del Fano. E io vi dico, cazzo, di questi ce l'avevo paura, questo è forte. Dimmi, No, ma dimmene so sincero, non te lo dico perché non lo so manco io, è uno. No, difficile no. saperli, però oggettivamente bisogna sempre essere rispettosi, tra virgolette, degli altri, calcisticamente parlando, perché purtroppo l'abbiamo visto notoriamente noi, come Perugia, insomma, spesso e volentieri ci È siamo vero, trovati a risuscitare anche i morti. Quindi speriamo che non sia questa la volta, anzi, adesso che abbiamo imboccato una strada buona, è però vero, io la Giordano. penso come te.
Però queste sono quelle cose che chi sta in televisione deve dire per forza, capito? Sennò dopo da fuori dicono, ah, questo porta male, questo gufo, questo... È vero, ma questo che chi gioca, chi sa, chi ha giocato a... se sanno le cose. Se tu venivi a giocare a Pontefelcino, dovevi dire, ah, avevo giocato a Pontefelcino, sta attento che torni a casa, non ti ripieti il nostro. Cioè, è diverso, no? Da giocare a Fano, non si sa manco il nome di uno di quelli del Fano. Cioè, Perugia è Perugia, punto, fine. Cioè, che devi... Perugia è Perugia per noi e non solo, perché giustamente c'è la differenza, perlomeno sulla carta, c'è e parecchio. Nanik, hai sentito? Cioè, non si può mai controbattere, non si può mai dargli conto a Gianluca, no? Nani? No. Giustissimo sì. Anche stavolta, mi fa la piega il ragionamento. Ci siamo persi in sì, no, Gianluca ha perfettamente ragione, a Fano, per carità, mangia il pesce, va. Ah, tu ci vai a mangiare il pesce, lui no. Qui vincere, andate via separati. Vabbè, quello speriamo, no, quello la partita, quella. Poi con nomi che c'è il Fano, c'è paura, Rutti, come si chiama quello? Rutti, come si chiama quello? Non lo so davvero, certo, ti prendere in giro anche a te. Simo, tornando alla partita di domani invece sul campo, che cosa ti aspetti, chi giocherà secondo te? Visto che siamo arrivati quasi alla fine, chi giocherà secondo te del Perugia? Certo. No, tu ne conosci qualcuno? Tu ne conosci qualcuno del Fano? Tu? Fano non conosciamo giocatori, quindi. Manco tu, quindi vedi no, Gianluca, siamo no, tutti solo, sulla guarda, stessa solo barca. Una cosa curiosa, guarda, solo una cosa curiosa che avevo letto in questa settimana, che a Fano è arrivato da poco un cugino allontana di Hatley, lo ricorderete, prima parlava degli anni 80, no? Quindi sì. Centravanti inglese del Milan. C'è un ragazzo a Fano che sembra essere un parente, un cugino alla lontana appunto dell'ex giocatore del Milan, ma vabbè, scherzi a parte, ripeto, non per fare pretattica o essere... Ti interrompo, Simo, l'artiglio del grifo ci dice Ferri Marini. Perché Ferri Marini gioca a Fano? Ferri Marini ha giocato a Fano. Ha giocato a Fano, ecco. Ma attualmente no, non beh, credo. Apposta, no, apposta, no. Infatti, è addirittura, se non sbaglio, capocannoniere, non mi ricordo in che squadra, ma insomma... Vabbè, comunque vai avanti, scusa. No, ha giocato a Fano, assolutamente sì, ma non in questo momento. E allora dicevo, ripeto, non per fare... per essere eccessivamente prudente o scaramantico, ci mancherebbe, però ecco, Fano nelle ultime due giornate è andato a vincere a Trieste, ha pareggiato in casa con il Gubbio, e quindi diciamo, non dico grandi preoccupazioni, ci mancherebbe, però ecco, la giusta attenzione, la giusta convinzione di andare a giocare una partita che non è già vinta, ma di andare, ecco, dal mio punto di vista, proprio con lo stesso approccio che abbiamo avuto a Macerata. Quindi una squadra consapevole delle proprie forze, che ha subito in posto il proprio gioco e ha fatto la partita dal primo all'ultimo minuto. Ecco, io con il Fano mi aspetto la stessa cosa. Se parliamo di formazione, Vano non credo sia ancora disponibile dal primo minuto. Credo che ci sarà una larghissima... Forse per la prima volta giocheremo con la stessa squadra che abbiamo visto la settimana precedente. Anche se... l'unico dubbio è legato al fatto che Moscati non sta benissimo, e quindi se ci sarà un cambio, penso l'unico giocatore cambiabile, o che, ecco, presumibilmente Caserta, l'unico cambiamento che farà rispetto alla partita con la Ferrara è proprio nel ruolo di Moscati, quindi Osuna, Sokwan al posto di Marco Moscati, qualora, ecco, non dovesse recuperare domani nella rifinitura. Anche perché giustamente domenica scorsa il tecnico aveva detto che Moscati lo vede più un uomo di copertura e che dà equilibrio alla fascia di Elia, giustamente, come diceva Gianluca, ma come pensiamo un po' tutti, come diceva anche Nani, che cioè, domani è d'obbligo per il Perugia andare a Fano e cercare di vincere, quindi penso che comunque forse se il mister vede più Moscati, un giocatore di copertura, penso che domani forse tenterà più la carta a Sunas per dare maggiore spinta in avanti. Vincere, sei d'accordo, vincere. Gianluca? Sì, no, io se posso dire una cosa, allargare il cerchio.
Devi. Quello che mi preme fondamentalmente è questo, cioè che se quest'anno, fino a oggi, tranne la notizia di Rosi, no? Fino a oggi sembrava che tutto, no? Tutti remassero verso un unico obiettivo, e spero e mi auguro che continui così. Questo è tutto il merito di una persona quest'anno, che è l'allenatore. E quello che vorrei è che nessuno al di fuori del campo possa andare a minacciare o mettere, diciamo così, creare tensioni dentro quello spogliatoio. Lo spogliatoio se lo deve gestire l'allenatore, punto. Invece da noi a Perugia, troppo spesso ultimamente, è il fuori che cerca di entrare dentro lo spogliatoio. Forse c'era anche la società qualche anno, fino all'anno scorso, che entrava dentro lo spogliatoio. Ma da noi quest'anno, cioè quest'anno, in questi ultimi anni, troppa gente fuori parla del Perugia. È libertà, per carità, siamo in democrazia, tutti lo possono e lo devono fare. Ma se io conto 10 trasmissioni televisive, 50 canali internet, 4 giornali, testate giornali, cioè quanta gente parla del Perugia quasi ogni giorno? E tutte queste cose dentro l'ambiente, dentro lo spogliatoio, entrano e creano problemi. Quindi io vorrei che l'ambiente continuasse a essere compatto dentro lo spogliatoio, ma gli altri devono aiutarlo a fare, proprio perché noi quest'anno non ci siamo e noi non possiamo farlo. Perché non ci siamo, siamo fuori, siamo lontani. È quello che secondo me è fondamentale. Poi se il modulo è 4-3-1, 4-4-2, 4x4-16, ma chi se ne frega? L'importante è che arriva il risultato, a noi conta il risultato quest'anno. Bravo, anche se giochi male. Assolutamente d'accordo. Intanto Silvia, penso sia per te, ti fa l'applauso proprio su quello che hai detto. Volevo chiedere a te, visto che hai detto no, giustamente hai fatto i complimenti a Caserta, che è sicuramente uno degli artefici di questa ritrovata, serenità all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente Perugia, ma secondo te è stato fondamentale, sopra questa brutta esperienza della retrocessione scorsa, il non essere allo stadio, anche se per noi è brutto, è forse stato fondamentale per l'ambiente squadra, per lo spogliatoio, l'assenza del tifo a Perugia, che magari in pratica ha dato questa assenza più tempo a loro per poter lavorare, per poter creare il gruppo, magari cosa che non sarebbe stata possibile, soprattutto dopo nel primo mese dove il Perugia era partito comunque anche quest'anno male, visto che è partito in ritardo. Può essere, Giordano, e può non essere, tanto la controprova non ce l'abbiamo. No, ma era proprio la tua idea, volevo sapere. La mia idea è che a Perugia penso che il tifo perugino ha il tifo quello dello stadio, ripeto, non il fuori. Certo. Il fuori è chiacchiericcio, il fuori è chiacchiericcio, che anche io oggi sto facendo chiacchiericcio, ma è una volta, dai, lasciatemi questa occasione, punto, fine. Poi magari non ci saranno più occasioni. Quindi, cioè, il tifoso perugino penso che l'ha dimostrato in questi anni, quando era il momento di andare a rompere le scatole e quando no. Quindi se quest'anno iniziava la partita, il primo tempo del Fano era 2-0 per il Fano, io credo che il tifoso perugino in quel momento avrebbe aiutato la squadra e se la sarebbe presa col presidente, come era giusto, perché continuava, no, in quel momento la critica alla società. Però la squadra non avrebbe non sentito l'apporto della tifoseria. Perlomeno fino al 90esimo, come sempre è successo. Come sempre è stato, cioè questo secondo me. Nani, come la pensi tu sotto questo punto di vista? Dimmi. Come la pensi tu? Secondo te? No, sono d'accordo con Gianluca. E beh. Anche il pubblico non presente allo stadio vuol dire parecchio. Siamo partite all'inizio col Fane, col Cesena, sono state un po' così, un po' bruttine, ecco, pubblico. Poi partiti in ritardo di condizione, la squadra non era pronta, e certo. Adesso invece tutto è stato un posto. Dopo Mantova c'è stata una svolta praticamente nel Perugia. E la tifoseria deve stare vicino alla squadra e poche chiacchiere da altri. No, a noi non ci interessano.
questa è una cosa molto molto bella. Punto, basta così. Allora, noi siamo arrivati anche per questa settimana alla fine. Io ringrazio prima di tutto Gianluca, perché nonostante il suo problema fisico è voluto stare con noi. A me mi ha fatto veramente tanto piacere. Spero che se vorrai ritornerai ospite qui con noi, che poi ospite, insomma, ritornerai in casa tua, a casa del Grifone, qui con noi, quando vorrai. Quando vuoi tu, quando vuole Federico, e ti saluto così. Aspetta, si vede? Fano Nano. E quindi grazie Gianluca, grazie a Nanik che oggi ci abbiamo avuto un po' di problemi, speriamo grazie che la prossima volta che ci sarai, quando sarai di nuovo collegato, spostati in un'altra stanza, perché sì, in quella prende male, va bene? E grazie soprattutto a Simone. Guarda dal ponte. Va bene, guarda dal ponte dalla parte dove sta Gianluca. Grazie anche a Simone. Simone lo ritroverete con me domani sera alle 19:15 su il mio nipotino. Dimmi. Ciao Giordi. Sì. Che non sono io, quello è l'altro. Giordano Ferranti, giusto? Giordano Ferranti, giusto? Bravo, indovinato. Visto. Dicevo, ciao anche a Simone, che ritroverete con me domani sera alle 19:15 canale 10 su Umbria TV. Ciao Simone. Ringrazio anche come sempre Federico, che ci ha dato la possibilità anche questa settimana di parlare del nostro amore calcistico, il Perugia. A tutti voi vi dico, ci vediamo sabato prossimo alla solita ora alle 14:55 per parlare sempre della partita che affronteranno i Grifoni il giorno successivo. Domenica prossima il Perugia giocherà contro l'Arezzo, quello che per noi vecchi, per me e per Gianluca, era il vero derby, insomma, ecco, quindi domenica prossima il Perugia a mezzogiorno, sicuro. Ecco. Quello è il mio derby, mio assoluto, per me c'è altro. La penso come te. Grazie, buona serata e forza Grifo, ci vediamo sabato prossimo. Forza Grifo.